Tanta chiamata che adesso, per bene. Allora, noi abbiamo un noto truffatore che è dovuto scappare dagli Stati Uniti qualche anno fa, dove faceva l'assistente universitario, in una delle università, mi pare, o il MIT o Berkeley o qualcosa, una buona università, che dove lui faceva le false ricevute di pagamento, non false, le doppie ricevute. Hai letto la lettera che gli ha fatto l'università? Certo, per cui lui chiedeva rimborsi spese doppi o tripli rispetto a quello che effettivamente per Palermo e per Berkeley. Allora, la cosa incredibile è che poi qualcuno l'ha scoperto, e il rettore della Berkeley, ecco, adesso mi ricordo, che cosa ha fatto? Gli ha detto: caro amico, lei ha tempo due giorni, o dalle dimissioni o va a fare il sindaco di Roma, che è la razza che si merita delle persone come te. L'alternativa è questa: o rubi qui o fai il sindaco dei romani che se meritano, questo è altro. E se i figli una nazione muore, qualcuno arriva addirittura a dire. Okay. No, che nella lettera gli hanno spiegato esattamente la procedura che lui doveva seguire per uscire di scena. Lui non poteva fare questo, esattamente. Perché succederà questo, e tu devi dire così. E come vengono fuori i figli se non c'è un uomo e se non c'è una donna? Li vogliono creare loro ex nihilo, capito? Vedi come ha detto l'oratore è giusto, perché voi volete gli uomini robot, voi avete già a disposizione per androidi, esatto. Mezze macchine e mezzi uomini, esatto. Biologici, esattamente, geneticamente, esatto. Come hanno già programmato loro signori, i grandi produttori, i loro vogliono praticamente una razza di persone asessuate, per cui bloccano sul nascere la procreazione, come fece Indira Gandhi. Indira Gandhi lo faceva dando incentivi economici a chi faceva. Facciamo 50 figli, non la figura di certamente. Si sapeva perfettamente. E quindi il sussidio glielo dava invece che loro aspettare che i figli lavorassero per cacciare qualcosa. Ecco, adesso invece questa banda di delinquenti qua, grazie alle nuove tecnologie, sta cercando di mettere diciamo all'angolo e alle spalle al muro tutta l'umanità, perché eliminando il concetto della procreazione come elemento essenziale, abituando i bambini fin dall'inizio alla masturbazione, abituando fin dall'inizio i bambini a non avere più nessuna identità culturale, ideologica, riferitiva, e stimolando le unioni civili omosessuali, a quel punto hanno raggiunto una capacità riproduttiva pari a zero. In Italia siamo su quella fase. Esattamente. Noi siamo corti adesso, i preti. Noi siamo su quella fase lì. Noi abbiamo una popolazione restagnante sui 60 milioni di persone da oltre 20 anni, forse 30. E quindi è una, soprattutto la massa della gente è sopra i 50 anni o anche più. E guarda qui le facce, vedi tantissime persone adulte e pochissimi bambini o adolescenti. E questa è la cosa più grave, perché entro qualche anno noi saremo un popolo di relitti cariatidi umane, e non ci sarà una nuova generazione a subentrare, ed ecco uno dei motivi che qualcuno ritiene valido per l'immigrazione clandestina, perché i giovani per specularci sopra, il che diciamo se fosse solo per l'aspetto della compensazione generazionale potrebbe anche avere una sua motivazione logica, dato la devastazione che hanno fatto in questi 20-30 anni ideologica contro le famiglie, non incentivando i figli, non incentivando la cultura della casa, non incentivando le costruzioni di case, gioventù popolari, facendo di tutto perché la gioventù non abbia coscienza di sé, non abbia senso di responsabilità, evitando la lotta politica attraverso la lotta politica insegnata nelle scuole, nelle sezioni di partito, eliminando tutta
tutta quella che era la presa di coscienza del cittadino. Hanno eliminato pure le ore di diritto a scuola, proprio perché la gente deve rimanere nella più assoluta ignoranza. Ecco il perché. Tutto questo poi si riconduce alla situazione attuale, che però è sfuggita di mano, perché eccoli qua, siamo qui a combattere contro questa banda di delinquenti, e quindi vuol dire che evidentemente la gente, pure nella propria ignoranza, sensorialmente recepisce dove sta il giusto, dove sta l'ingiusto. Esattamente. Allora, cosa diciamo? Dobbiamo dire che un grande scrittore chiamato di fantascienza, in realtà non era uno scrittore di fantascienza, ma era un genio, aveva descritto questa situazione. L'avevano detto pazzo, ma in realtà aveva previsto tutte queste cose. Andatevi a leggere i suoi libri, K. Dick, che l'hanno fatto morire in un manicomio criminale. Esatto, andatevi a vedere i film che sono stati fatti sulle sue opere e capirete perché siamo qui. Facciamo vedere per ultima volta questo. Nostra. Possiamo vedere la scissione? Sì, tiro fuori o no? Aspetta che tiro fuori dammi tutto, dammi la borsa. Secondo la lista del suo pubblicato fu criticato quando mi sono stato ad abbattere i muri, a togliere le recinzioni, dammi la borsa, a respirare. Vieni, prendi qua. L'Europa con i suoi due motori di entrare occidentale. Mi dicevano non è al passo coi tempi. Dopo qualche anno accade qualcosa di straordinario. Uno per te, a mettersi al passo con Giovanni Paolo II. L'Italia, le istituzioni, tutti coloro che hanno voce e capitolo, devono mettersi al passo con questa piazza, perché questa piazza è l'Italia delle famiglie con la quale si dovrà fare i conti a stasera domani. Via l'Italia delle famiglie! Vicino agli alberi c'è un bellissimo striscione che dice: siamo qui per amore dei nostri figli. Ora ascolteremo una relazione di Mario Adinolfi. Lo conoscete, è uno scrittore, è il direttore della Croce, tutti lo conoscete, e ci parlerà di una cosa che in maniera particolare sentiamo tutti e che lui